Vince il Messina, ma la Cireale oggi ha offerto al proprio pubblico una prestazione maiuscola che lascia ben sperare per il futuro, specialmente adesso che la crisi societaria si è risolta e l'ambiente si è ricompattato intorno alla squadra. Davanti a poco meno di 3.000 spettatori di Fedegranata, visto che non è stata concessa la trasferta ai tifosi giallorossi, la squadra di casa parte benissimo ed impensierisce il Messina in due occasioni, al sesto con puntoriere ed ancora al nono con lo stesso puntoriere che di testa non inquadra la porta. Al 23esimo c'è un caso d'uomo viola con un tocco di mano in area messinese, ma il signor Andreini di Forlì lascia correre. Ci pensa Chiaria, alla seconda marcatura consecutiva, a portare in vantaggio i peloritani, raccogliendo la respinta di Pandolfo su tiro di Savanarola e inseccando alle spalle dell'incolpevole portiere Granata. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio. La prima occasione del secondo tempo è per la Cireale, con Fricano servito da Marchese che non inquadra la porta. La risposta del Messina al 13esimo, tiro dalla distanza di Bugolo e poco dopo Re Giorgio Corona calcia al lato. La Cireale chiude il Messina nella propria metà campo a dispetto di una distanza siderale in classifica, anche se non riesce a trovare la via del gol. Un pubblico fantastico, una città che si è mobilitata per venire allo stadio, un'accoglienza strepitosa, un forte Messina, un arbitro distratto e una Cireale fortissima. Credo che se avessimo avuto un po' di fortuna in più e l'arbitro magari che si fosse svegliato un po' prima la mattina, sicuramente avremmo vinto e non di poco. Nel finale ancora due occasioni con Rabbeni e il subentrato Puleo, ma il fortino giallorosso resiste ed alla fine il Messina porta a casa tre punti importantissimi che gli permettono di mantenere invariato il vantaggio di tre punti dal Cosenza, oggi vittorioso a Caltanissetta. Una squadra che ha dato del filo da torcere alla capolista. Raccogliamo complimenti ovunque, solo che in questo momento quello che più ci rammarica è non aver portato punti a casa. Non è facile ripartire dopo le feste, e noi abbiamo finito la giornata d'andata che stavamo abbastanza bene fisicamente, sapevamo di venire da Cireale e trovare una squadra in salute, una squadra che durante la settimana ci sono stati degli eventi positivi e quindi sicuramente piena di entusiasmo, e così è stato, una squadra che corre, una squadra che tiene molto bene il campo.